Buongiorno a tutti, benvenuti al liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio. Due parole di presentazione: Pietro Cosello, dirigente in questo momento del liceo scientifico, a causa di una temporanea assenza della preside, che salutiamo, Patrizia Iotti. Condurremo in questo momento una presentazione la migliore possibile in un tempo di distanziamento sociale nel quale non possiamo ospitarvi qui direttamente nei nostri ambienti e non possiamo darvi la possibilità di parlare in diretta con i nostri professori e con i nostri studenti. Due parole di introduzione sul nostro liceo sono doverose. Una storia lunga che si intreccia con una scuola innovativa. Una storia lunga, in tempi di fine guerra, 44-45, comincia la prima classe, dipende allora dal liceo classico di Busto Arsizio, poi andrà avanti, dipenderà dallo scientifico di Varese, fino a quando finalmente nel 53 diventerà un istituto autonomo. Questo è un anno particolare, l'11 di novembre abbiamo festeggiato il 50° dell'intitolazione della scuola ad Arturo Tosi, nativo di Busto Arsizio. Come si pone la scuola? Si pone in un'ottica di continuità e di innovazione. Continuità con la storia della tradizione scientifica italiana, una tradizione solida che non tocca soltanto i campi della ricerca, diciamo così, in ambito biologico, fisico, ma che ormai spazia in tutte le dimensioni del sapere e del sapere applicato di oggi. Ma è anche una scuola aperta all'innovazione, che ha aperto l'indirizzo di scienze applicate, che ha adottato anche delle curvature in particolare rispetto al mondo della comunicazione, di cui vi daremo contezza e informazioni in modo completo nei prossimi minuti. Che dirvi? Intanto vi dico benvenuti per questo momento di condivisione. La storia del liceo Arturo Tosi è una storia che continuerà anche grazie alle presenze dei nuovi iscritti che arriveranno per il prossimo anno scolastico e ci auguriamo tutti che possa essere un anno in presenza, senza tutte quelle limitazioni che stiamo vivendo oggi e che ci possa permettere di recuperare la formazione dei nostri studenti per portarli verso i traguardi più alti. Quindi buona visione, do la linea alla regia. Buon mattino, sono la professoressa Moraini e sono collaboratrice vicaria del dirigente. Questa mattina ho il compito di condurvi dentro un percorso che abbiamo provato a strutturare a partire da quel contenitore che vi abbiamo già messo a disposizione, liceotosi.edu.it/openday, da cui estrarremo alcuni video, alcune presentazioni per portarvi dentro la realtà della nostra scuola. Pertanto questo percorso si svolgerà così: un primo momento indicativo dei quadri orari, della specificità dei due indirizzi che noi proponiamo, e poi alcuni esempi di vita vissuta all'interno della scuola. Siamo in un tempo complesso che ci sollecita a mettere in campo delle strategie per la scelta degli strumenti. Da insegnante e da madre dico che bisogna andare a guardare insieme ai nostri figli, provando a leggere con loro atteggiamenti, inclinazioni, interessi. È un lavoro di scoperta che può essere molto interessante. Comincio con il presentarvi
La struttura generale degli indirizzi della scuola e l'indirizzo del liceo scientifico ordinamentale. Gli indirizzi sono due, di cui poi uno, il liceo tradizionale, è declinato anche in una curvatura molto particolare, la curvatura dello SCIC, che è un po' una proposta innovativa che viene dalla nostra esperienza. L'altro indirizzo è quello del liceo delle scienze applicate. Il quadro orario del liceo scientifico ordinamentale, detto anche tradizionale, ci mette davanti alla struttura di un liceo scientifico. Qual è la particolarità del liceo scientifico? Questo percorso va ad evidenziare il nesso tra la cultura scientifica e la tradizione umanistica, dove tradizione ha un significato di consegna, non di passato, e lo va a vedere attraverso le diverse aree, l'area metodologica, l'area scientifico-matematica, l'area storico-umanistica. Cioè noi stiamo parlando di una formazione ampia, equilibrata, unita al possesso di una buona strutturazione linguistica. Dunque, cosa posso dirvi? La parola chiave è attitudine logica, strumentazione logico-argomentativa conseguita con il contributo di tutte le discipline. In questo, qual è lo scopo? Favorire l'acquisizione delle conoscenze, dei metodi propri, della matematica, della fisica, delle scienze naturali. Una formazione poi sostenuta da una ricchezza culturale a tutto tondo. E dunque, quali sono le competenze in uscita? Quelle necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica, della ricerca tecnologica, andando a cogliere le interazioni tra le diverse forme del sapere, anche attraverso la pratica laboratoriale. In sintesi, richiamo due dati generalissimi di cui ho già detto. Primo dato, una formazione culturale ampia ed equilibrata nei due versanti, linguistico, storico, filosofico e scientifico. Una formazione che va a comprendere i nodi dello sviluppo del pensiero, i nessi tra i metodi di conoscenza delle diverse discipline. Secondo dato, lo sviluppo di capacità di comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi, ma per farne cosa? Per usarli nel paragone con il reale, per individuare e risolvere problemi di varia natura, cogliendo anche le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. Proprio perché parliamo di un'ampia base culturale, abbiamo provato a documentarlo con la voce dei nostri studenti più grandi, per cui lanciamo un primo video. È un video prodotto nelle ore di disegno e storia dell'arte, dedicato al Bellini. Quello che è interessante di questo video è che innanzitutto è un esempio di applicazione di come si lavora. Potrebbe benissimo essere una relazione che i ragazzi fanno ai loro compagni, ma è anche un esempio di applicazione del metodo, nel senso che si vede bene questa intersezione, questa completezza culturale di formazione. Bisogna tenere d'occhio in particolare i passaggi finali di questo video, che fanno vedere l'intreccio tra queste discipline. In particolare c'è un passaggio che riguarda le tecniche pittoriche che ci aiuta a capire. Possiamo lanciare il video. In questo video andremo a parlare dell'attività artistica di uno dei più grandi pittori veneziani, il quale riuscì a riformare la pittura rinascimentale veneta con alcune sue invenzioni. Il suo nome è Giovanni Bellini. Noto anche come Giambellino, non si conosce con certezza la sua precisa data di nascita, che Vasari colloca intorno al 1426. C'è la possibilità che Giovanni fosse un figlio illegittimo, poiché nel testamento della moglie di Jacopo, Anna, il nome di Bellini non viene menzionato accanto ai nomi dei suoi fratelli, forse ad indicare appunto l'illegittimità del figlio Giovanni. L'artista iniziò a realizzare opere già in tenera età, tra il 1445 e il 1450.
La carriera pittorica di Bellini è fortemente legata alla tradizione veneziana, con cenni a quella bizantina e padovana, derivante da artisti come Andrea Mantegna, Piero della Francesca e Antonello da Messina. Il suo stile si basa principalmente sul tonalismo e sulla prospettiva cromatica, due tecniche che userà nei suoi quadri nella fase della sua maturità artistica. Vasari colloca infine la morte di Giovanni Bellini intorno al 1516. Durante la sua maturità artistica, apprese da artisti come Leonardo da Vinci e Giorgione tecniche come lo sfumato e il tonalismo. La prima era una tecnica che permetteva di ottenere ombre più morbide senza l'uso di contorni ben definiti, ma composti da molteplici linee spezzate. La seconda, invece, è una tecnica della tradizione artistica veneziana, che si basa principalmente sull'uso del colore. Con la graduale stesura tono su tono, con velature sovrapposte, si ottiene un morbido effetto plastico e diffusione tra oggetti e ambiente circostante. Il chiaroscuro viene così sostituito da effetti di luce, ombra e profondità, usando solo i differenti toni di colore. Il tono di un colore può essere definito come la quantità di luce che esso riflette. Se un oggetto viene investito da una grande quantità di luce, esso rifletterà molta luce e il suo colore ci apparirà di tono chiaro. Se invece è illuminato da una fonte luminosa più debole, il suo colore diventerà di tono scuro. Il prossimo video che vogliamo condividere con voi è un video fatto dai nostri studenti di quinta, alcuni, rispetto allo studio della lingua e della letteratura latina. Ci spiegano per bene perché è utile l'approfondimento di questa disciplina e lo fanno in una maniera un po' botta risposta, smart, che è dei nostri ragazzi e della loro comunicazione. È un video molto agile che si vede facilmente e ci racconta le loro scoperte rispetto allo studio della lingua latina. Ciao, in questo video ti dimostriamo perché noi abbiamo scelto di studiare la lingua degli antichi romani. Lo studio del latino ti permetterà di sviluppare una forma mentis, ossia un'impostazione mentale e logica, spendibile sia nelle materie umanistiche che nelle materie scientifiche, in quanto l'esercizio di traduzione ti permetterà lo sviluppo di capacità quali il problem solving, ossia la risoluzione dei problemi, e abilità analitiche e riflessive. Quindi lo studio del latino significa ragionare e sviluppare le capacità critiche e di giudizio. Attento, in un liceo scientifico il latino ha gli stessi obiettivi della matematica. Da una parte ragiona con i numeri, dall'altra con le parole. Non tralasciamo il punto di vista culturale, storico e linguistico. Il latino è basilare per comprendere il mondo occidentale. Il latino apre a mondi lontani, ti mette in relazione con il passato, ti permette di avere una mente aperta, creare infiniti link, come navigare su internet. La cultura latina, erede di quella greca, ti permette di dialogare e di muoverti nel tempo e nello spazio. Attraverso lo studio della lingua, infatti, ti puoi mettere in relazione con i grandi autori passati, accorgendoti che le grandi questioni dell'esistenza umana sono già state trattate da certi autori. Alimentare, tradurre e leggere in latino significa educare al bello. Esseti libertate, Itanus qui, ultimum in servitude, per inquisizione sadento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io oggi vorrei presentarvi il corso SCIP, ovvero il liceo scientifico della comunicazione. Che cosa c'è di diverso nel corso SCIP rispetto al liceo tradizionale? Effettivamente può occupare allo stesso tempo molto. Allora, capiamo perché poco.
poco perché è una curvatura che nasce proprio dal percorso tradizionale, quindi dal liceo scientifico tradizionale. L'unica eccezione è la presenza di una materia aggiuntiva, che è quella caratterizzante, ovvero teoria tecnica della comunicazione. È una disciplina che ha una durata di 2 ore per il primo e il secondo anno e che diventa di 3 nel triennio. Molto perché tutte le discipline effettivamente subiscono una leggera variazione, ovvero approfondiscono delle tematiche legate proprio alla comunicazione. Allora, noi sappiamo benissimo che comunicare oggi è una cosa fondamentale, una cosa importantissima. Questo sia per quanto riguarda l'aspetto più legato alla relazione con gli altri, ma può essere effettivamente importantissimo anche all'interno di un percorso scolastico piuttosto che lavorativo. E quindi capire effettivamente le modalità in cui la comunicazione avviene diventa veramente molto molto importante, soprattutto in un momento come questo. E quindi nella disciplina caratterizzante, che appunto vi ho detto, teorie tecniche della comunicazione, si affrontano praticamente queste tematiche. E quali sono? Sono tematiche differenti che cambiano proprio di anno in anno. Infatti in prima si affrontano linguaggi come fumetto, o meglio ancora immagini disegnate, si affronta il tema della pubblicità, il linguaggio della pubblicità, mentre nel secondo anno si passa al giornalismo e alla fotografia. Nel triennio gli argomenti diventano sempre più complessi perché vedono anche l'approcciarsi di un linguaggio legato alla filosofia. Si studia la televisione, si studia il cinema, si studia la radio e il web. È importantissimo però sempre avere una conoscenza teorica che in teorie tecniche della comunicazione viene affiancata proprio anche a un aspetto più progettuale, più laboratoriale. Infatti poi vi proporremo un piccolo filmato, un piccolo estratto dei lavori che hanno fatto i ragazzi lo scorso anno. È uno dei lavori che potete anche visitare all'interno del contenitore che è stato predisposto dall'istituto, in cui potete affrontare e approfondire altri video. Quindi onestamente io non sottrarrei altro tempo al lavoro fatto dai ragazzi, quindi passo effettivamente la linea alla nostra regia per farvi vedere questo video. Vi saluto e arrivederci, sperando a presto. Mamma, sai dov'è la mia calza col panna? Non riesco a trovarla. Non riesco a saperlo tu, metti quella nera. Sono sempre tutte spaiate. Stanchi di non riuscire mai a trovare un paio di calzini? Non volete più sprecare tempo ad appaiarli? Ecco la soluzione per voi. Con Soxar vi basterà accoppiare i vostri calzini e il gioco è fatto. Grazie alla sua ottima qualità potrete mettere la clip in lavatrice. Non macchia ed è resistente all'acqua. È già pronti per asciugare, al sole o in asciugatrice. Vi farà risparmiare tempo e niente riuscirà più a separare i tuoi calzini. Mamma, finalmente tutte le calze sono appaiate, ci capisco qualcosa. E certo, tutto grazie a Soxar. Ma è più calzini spaiati. Buongiorno, sono il professor Nichido e sono il docente, sono un docente di matematica e fisica del Nord, ma anche il secondo collaboratore del dirigente scolastico. In questo ruolo ho vari aspetti organizzativi di tutto il tempo scuola, quindi dell'orario delle lezioni, dell'utilizzo delle aule e dell'organizzazione delle attività extracurriculari e in particolare in collaborazione con le funzioni strumentali e le commissioni, anche se in questo breve intervento il mio scopo è quello di illustrare quelle che sono le peculiarità del liceo scientifico opzione scienze applicate. Se navigate all'interno del nostro sito e vi capita di imbattervi nella sigla LSOSA, ricordatevi che appunto sta ad indicare liceo scientifico delle scienze applicate. E vorrei proprio partire da questo link che trovate all'interno dell'home page del sito dell'istituto per ricordare come la nostra scuola sia stata sin dall'inizio protagonista nello sviluppo di questo indirizzo.
corso nuovo del liceo scientifico, nuovo ma che ormai è consolidato sia a livello nazionale ma anche all'interno del nostro istituto. Infatti abbiamo buoni riscontri sia in termini di orientamento in ingresso, quindi come iscrizioni, ma soprattutto iniziamo ad avere concreti e buoni risultati in orientamento in uscita, come dimostrano i risultati che i nostri ragazzi delle scienze applicate ottengono nei loro percorsi di studio liceali. Allora, come ha detto la professoressa Mondaini, il liceo scientifico è anche delle scienze applicate, un liceo scientifico, e quindi le competenze che sviluppa sono quelle comuni a tutti i licei. Queste slide che vedete le potete ritrovare nel PTOF dell'istituto a disposizione sul sito, ma alle competenze comuni il liceo scientifico delle scienze applicate aggiunge delle competenze specifiche. Anche queste potete leggerle attentamente consultando il PTOF. Quello che voglio farvi, quello che emerge da una lettura veloce, sono due aspetti che metterò in evidenza: la parola informatica e la parola laboratori. Allora, come ben sapete, l'informatica, e in questo caso ora adesso faccio vedere i quadri orari, è una delle materie caratterizzanti e che differenzia l'indirizzo delle scienze applicate dall'indirizzo tradizionale. Il monte ore è di 2 ore settimanali che nel nostro liceo vengono sempre effettuate all'interno di 2 laboratori attrezzati. Per quanto riguarda la programmazione, i programmi, i contenuti dell'informatica, lì vedete gli obiettivi, li leggete appunto nelle competenze: utilizzare criticamente strumenti informatici, la logica, il ragionamento, il problem solving. Quindi possiamo dire in definitiva che l'informatica serve per risolvere problemi di natura scientifica e non attraverso strategie risolutive basate sulla programmazione. Quindi se nei primi anni l'informatica è solo conoscenza dello strumento, negli anni di corso successivi invece si affronta effettivamente la programmazione. Ed è proprio questo che mi induce a dire che l'informatica, vista proprio come in quest'ottica, risulta essere un degno sostituto della disciplina latino, che invece nell'indirizzo scienze applicate non si fa. Quindi perché contribuisce fortemente allo sviluppo della persona e, rivolgendomi anche un po' agli studenti, anche in termini di studio ed impegno, anche l'informatica ha il suo peso importante. L'altra parola fondamentale del liceo scienze applicate è il laboratorio. Qui, se volete curiosare sul liceo delle scienze applicate, visitate questo sito e avrete tante informazioni, ma quello su cui mi voglio fermare è proprio questo titolo che campeggia qui: fare laboratorio. Il laboratorio è l'aspetto fondamentale. Se andiamo a guardare i quadri orari e li confrontiamo tra liceo delle scienze applicate e liceo scientifico, una differenza che viene subito all'occhio evidente è il monte ore di scienze. La disciplina scienze ha 1 ora in più nel primo anno e poi in tutti gli altri anni di corso sono ben 2 ore, e quindi il monte ore diventa effettivamente consistente. Se confrontiamo però i programmi di scienze naturali, liceo tradizionale e liceo scienze applicate, sono molto simili. Quindi come si giustifica questa differenza? La differenza si giustifica proprio nell'approccio. Tutte le classi di scienze applicate hanno 2 ore settimanali da effettuare nel laboratorio. Nella nostra scuola ci sono 3 laboratori dedicati alle scienze: laboratorio di chimica, laboratorio di biologia e laboratorio multifunzionale, che, come capite bene, diciamo si differenziano a secondo dell'utilizzo che si fa. Ora, se l'open day fosse stato in presenza, sicuramente la visita ai laboratori di scienze sarebbe stato uno dei punti forse più interessanti, e lì avreste visto docenti e studenti che lavorano, quindi ripetono esperimenti, vi avrebbero mostrato degli esperimenti. Purtroppo oggi, per motivi che sappiamo, non è possibile, ma allora, quindi adesso fra un po' la regia vi manderà un video in cui appunto abbiamo ripreso l'attività
attività di laboratorio di due ragazzi. Ora, al di là dell'esperienza specifica, quello che vi voglio far capire è qual è il setting con cui si lavora in laboratorio, quindi ragazzi al banco cattedra o al loro banco che ripetono l'esperienza muniti di camice, e magari immaginate i vostri figli il prossimo anno in una condizione molto simile. Quindi ecco, a questo punto la regia può mandare il video. Per sintetizzare il sapore a freddo abbiamo utilizzato come base della soda caustica, della quale abbiamo pesato 75 grammi con la bilancia, e l'abbiamo disciolta in una soluzione di acqua distillata di 140 ml di acqua distillata, controllando che la sua temperatura rimanesse sui 45 gradi. Abbiamo poi misurato 500 ml di acido oleico e abbiamo portato anche a sua temperatura con una piastra a induzione. E abbiamo a 45 gradi anch'esso per alla fine versare la soluzione di soda caustica all'interno del nostro acido oleico. Una volta fatto ciò, utilizzeremo il mini beamer per emulsionare comunque la nostra soluzione e velocizzare così il processo di saponificazione. Durante la preparazione della soluzione di soda caustica abbiamo dovuto versare le pillole di soda caustica nell'acqua distillata lentamente, poiché la reazione produceva un rilascio di calore, appunto perché è una reazione esergonica e esotermica. La reazione che ora decorre nella saponificazione di sostituzione nucleofila 2 avviene molto lentamente e attraverso un beamer potremo realizzarla. Ho mescolato la miscela con il mini beamer per 10 minuti fino a ottenere una consistenza simile a quella di una crema. Abbiamo versato tutto all'interno degli stampi in silicone. Questi stampi verranno poi coperti con della carta da forno e lasciati in un luogo asciutto e pulito, al riparo da qualsiasi tipo di luce o di fonti di calore, per 2 giorni. Dopo questi 2 giorni è possibile rimuovere dagli stampi in silicone il nostro futuro sapone, che però non sarà ancora possibile utilizzarlo. Potrà essere utilizzato dopo solo 2 mesi, e questo perché la reazione che porta alla formazione del sapone di sodio non è ancora del tutto decorsa, e quindi all'interno dei nostri stampini sarà ancora presente della soda caustica per i successivi 2 mesi. Eccoci di nuovo qui. Prima di proseguire nel percorso, volevo ricordarvi che sta scorrendo sullo schermo un numero di WhatsApp attraverso il quale è possibile porre delle domande in chat. Il numero è 334 10 23 772. Per cui, se nel trascorrere di questo nostro tour che adesso iniziamo sorgono delle domande, o anche rispetto a quanto precedentemente raccontato, si può scrivere a quel numero, raccoglieremo le domande e le cercheremo di affrontare insieme.
E dunque, solitamente negli anni scorsi che cosa accadeva a questo punto? Che i genitori e i ragazzi potevano muoversi per i locali della scuola per incontrare le diverse esperienze e altri ragazzi che raccontavano la vita della scuola. Stante la presente situazione abbiamo provato a strutturare un percorso di conoscenza che comprenda un po' alcuni degli aspetti, tanti altri li trovate appunto nel contenitore che abbiamo preparato. E il primo di questi aspetti che vi presentiamo ci è venuto in mente perché uno dice sì, si studia tanto, però c'è anche tanta vita. Un esempio di questa vita è il centro scolastico sportivo, che è una attività molto sentita nella nostra scuola, va dai momenti istituzionali, la giornata di Arturo, detta anche le Arturiadi, fino ai tornei a squadre. Abbiamo diverse squadre, dal basket al calcio alla ginnastica ritmica. Chi segue un po' il nostro sito avrà visto che i nostri ragazzi hanno ottimi risultati anche in queste discipline. Dunque, abbiamo chiesto a dei ragazzi di proporci una breve pillola un po' sintetica, e loro insegnanti di scienze motorie, una piccola pillola rispetto a tutte le attività che si fanno in ordine al centro scolastico sportivo, alle palestre. La vediamo. Sessanta, girano in centro, sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una specie all'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza, ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se una vespa special che ti toglie i problemi. A marce in granate dalla prima alla quarta, devo fare in fretta, devo andare a una festa, fammi fare un giro prima sulla mia vespa, dammi una special, l'estate che avanza, dammi una vespa e ti porto in vacanza. Avete visto tante facce, tante occasioni a testimonianza di come i ragazzi si coinvolgano in questa attività. Un'altra attività, progetto che vogliamo condividere con noi è il progetto che riguarda l'internazionalizzazione e l'intercultura. È il segno dell'apertura ad una realtà che è ben più grande anche oltre i confini del nostro liceo. In questo video che lancerò c'è Matteo che ci racconta della sua esperienza di anno all'estero, che è una domanda tutt'oggi rispetto a come praticarlo. Matteo ci dirà anche come è stato per lui l'approccio alla padronanza della lingua inglese attraverso le certificazioni e anche quale sia stata l'utilità poi concreta.
Se andate sul grande contenitore, poi troverete anche l'esperienza più propria dell'attività di intercultura. Per esempio, abbiamo svolto in occasione della giornata mondiale della letteratura un lavoro con i nostri ragazzi stranieri che ci hanno proposto tutta una serie di poesie, racconti, frutto della cultura del loro paese, hanno condiviso questa ricchezza con noi. Quindi vediamo il video Intercultura. Buongiorno a tutti, sono Matteo Braga, sono uno studente del Politecnico di Milano e un ex studente del Liceo Tosi di Bustarsizio. Oggi mi è stato chiesto di parlare brevemente, presentare brevemente i progetti di internazionalizzazione del liceo. In particolare parlerò brevemente della mia esperienza di studente scambio. Infatti ho trascorso il quarto anno delle superiori negli Stati Uniti, in particolare nello stato del Connecticut, che si trova subito sopra New York. In generale sono diverse le opportunità che offre la scuola, ad esempio ci sono diversi professori che organizzano delle vacanze studio estive, che sono molto delle opportunità molto interessanti, appunto, anche se non credo adesso siano disponibili per via del Covid. Inoltre la scuola offre l'opportunità di svolgere di conseguire le certificazioni PET, FIRST e CAE, che sono indispensabili in alcuni casi in ambito universitario e, perché no, anche a livello lavorativo sono molto importanti. Per quanto riguarda esperienze annuali, come quella appunto che ho svolto io dell'anno all'estero, non sono organizzate direttamente dalla scuola, infatti mi sono dovuto appoggiare a un'agenzia esterna alla scuola, ma sono tuttavia appoggiate sia dalla dirigenza sia nel mio caso anche dal consiglio di classe, che mi hanno aiutato molto a mantenere appunto vivi i rapporti mentre ero all'estero, e mi hanno aiutato anche al rientro in Italia a recuperare i programmi, le parti principali dei programmi, ecco, delle materie che non avevo svolto all'estero, per via appunto perché la scuola americana è completamente diversa rispetto a quella italiana. Continuiamo la nostra strada guardando un po' all'ampliamento dell'offerta formativa. Se voi consultate il TOF della nostra scuola, troverete che alla voce progetti c'è a disposizione un'ampia offerta formativa. E abbiamo scelto un video in particolare da mostrarvi. È il video di uno dei tanti concorsi che abbiamo proposto ai nostri ragazzi nel corso degli anni, che li ha visti vittoriosi, il video del concorso Torricelli. Questo video racconta appunto questo concorso dedicato appunto allo studio degli agenti patogeni e dei virus, attività quanto mai attuale, ci fa vedere come i ragazzi hanno potuto fare esperienza laboratoriale diretta, e ci fa vedere anche come l'educazione è davvero uno strumento di introduzione alla realtà, nella fattispecie, alla raccolta dei dati, all'uso, alla verifica dell'operatività attraverso questi dati. Possiamo lanciare questo video. Buongiorno, siamo tre alunni della classe Quinta I del Liceo Scientifico Tosi e vi presenteremo il nostro progetto sugli agenti patogeni e i virus. I virus sono degli organismi al limite tra viventi e non viventi. Hanno un rivestimento proteico che racchiude molecole di acidi nucleici e in alcuni casi una struttura esterna lipidica. Non possedendo ribosomi e enzimi metabolici per riprodursi, devono infettare cellule di altri organismi. A febbraio del 2018, l'OMS, dopo un meeting a Ginevra, ha pubblicato l'elenco delle malattie che possono causare una pandemia, invitando quindi la comunità scientifica ad ampliare la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci. Tra queste malattie è presente la febbre Zika, una patologia che si trasmette tramite la puntura delle zanzare. In questa lista troviamo anche una nuova malattia, il Disease X, una potenziale malattia pandemica di cui ancora non si conoscono le cause e l'identità. Questa può diffondersi rapidamente in seguito ad incidenti di laboratorio, un attacco terroristico oppure come arma difensiva di uno Stato.
Mettendoci nei panni di un gruppo di ricercatori che stanno studiando il virus della Zika per riuscire a trovare un vaccino, abbiamo analizzato la composizione e il metodo con cui il virus infetta. Il virus Zika fa parte della famiglia dei flavivirus, cioè virus RNA che sono trasmessi da zanzare, moscerini e zecche. Il rischio di questa infezione è elevato a causa dei recenti cambiamenti climatici che hanno portato gli insetti interessati a distribuirsi in nuove zone. Il virus entra nella cellula, dove rilascia il suo genoma e proteine che sono riconosciute come esterne alla cellula, non self, e portano alla produzione dell'interferone. Questo è poi liberato nelle cellule vicine, dove si lega al suo recettore, che fosforila due proteine, STAT1 e 2, e si uniscono a formare un complesso ternario, SGF3. Il complesso poi passa nel nucleo della cellula, dove interagisce con il DNA stimolando la produzione di proteine antivirali. I flavivirus bloccano l'interferone grazie alla presenza di alcune proteine, in particolare la NS5. Questa proteina è importante per la replicazione del genoma virale e induce la degradazione della STAT2, inibendo quindi la segnalazione immediata dall'interferone. Eccoci di nuovo, visto che sono arrivate già delle domande, ne sono arrivate tantissime, vediamo come riusciamo ad affrontarle nei tempi. La prima domanda è inerente a quanto appena visto, per cui si chiede se è opzionale o obbligatorio partecipare a un gruppo sportivo. Assolutamente libero, è un'offerta in più. Un'altra domanda chiede se le uscite didattiche vengano svolte anche all'estero. Come sapete tutti, le uscite didattiche sono proposta del consiglio di classe che si confronta poi e propone ai ragazzi e generalmente sono inserite dentro il percorso di studio a sostegno ed approfondimento di quanto affrontato. C'è una richiesta che chiede anche se ci sono, c'è la presenza di attività extrascolastiche, certo, per esempio il volontariato, al momento che non è possibile praticare per via dei protocolli dell'emergenza Covid, come ben sappiamo, ma che è tradizione del nostro istituto. Proseguo nel raccontarvi la scuola e faccio un affondo a livello quinquennale, perché a partire dal terzo anno anche nella nostra scuola chiaramente si affronta il lavoro dei PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento in uscita. Di tutte le esperienze che abbiamo vissuto in questa scuola, molto ricche direi, che poi sono state condivise anche con la componente genitori e con chi fosse interessato, di tutte queste esperienze ne abbiamo scelta una che ci è interessata in particolare. Come è strutturata l'esperienza del PCTO? Si parte da una ricognizione dei bisogni, da un momento anche di lavoro sulla sicurezza, no? Corso sulla sicurezza, e poi dall'esame della realtà del territorio, del bisogno del territorio, la richiesta, l'innovazione, la possibilità di proporre qualcosa di nuovo, fino ad elaborare il business plan e arrivare ad una presentazione del prodotto. Vi raccontiamo l'esperienza di una classe che ha fatto un lavoro molto particolare, potremmo dire di comunicazione 3.0, utilizzando lo strumento del blog, che è uno strumento molto contemporaneo, no? E raccontando non solo la vita della scuola, ma anche tante occasioni che i ragazzi hanno documentato, l'evento Legalità mi piace, quanto la giornata appunto mondiale della lettura, il Dante D. Questi ragazzi sono stati anche premiati a Palazzo Giustiniani a Roma, insieme ai ragazzi del redazione del giornale scolastico, che è un altro dei nostri progetti, sono stati premiati appunto all'interno del premio Sapio. Per cui quello che ci interessa è farvi vedere appunto che cosa hanno imparato della proposta e dell'elaborazione, dell'implementazione e dell'utilizzo di un blog. Prego, lanciamo il filmato.
Vedete, stavo guardando con voi questa pillola ed è comparso Green School, per esempio, che è un altro dei progetti che la nostra scuola propone dedicata alla sostenibilità. L'ultimo passaggio, prima di affrontare le tante domande che sono arrivate, riguarda un altro dei nostri progetti, che è l'esperienza del teatro e della musica. È di lunga tradizione nel nostro istituto, in particolare negli ultimi 2 anni abbiamo vinto un bando live della Cariplo, mettendo in piedi un progetto intitolato Divento di Fuoco, che su durata biennale ha impegnato i ragazzi addirittura nella stesura di un testo teatrale, addirittura nella scrittura delle musiche impegnate dentro questo testo e nell'esecuzione in diretta. Chiaramente lo scorso anno questo progetto non è potuto concludersi nei tradizionali modi della rappresentazione offerta all'intera comunità scolastica, però i ragazzi hanno voluto lo stesso testimoniare alla scuola il percorso che hanno svolto registrando un breve video di una sintesi, di un assunto del lavoro di scrittura creativa che hanno fatto nel corso dell'anno. Perciò ve lo proponiamo. Gli esseri umani, che specie affascinante e insolita, oserei dire. Credono davvero di essere padroni della terra. Un giorno creano, l'altro distruggono. Sono in costante lotta fra loro. Dicono di essere tutti uguali, ma alla fine si fanno la guerra fra l'uno con l'altro. Ma ripensandoci, perché dovremmo raccontarvelo noi quando possiamo farvelo dire comodamente da diretti interessati? Oh, frena! Che diavolo sta succedendo laggiù con questa fine del mondo? Sembra di essere tornati nel 2012. Vi ricordate dei Maya, no? In ogni caso, a quanto pare non va tutto a gonfie vele. Che speranze hanno i ragazzi, schiacciati dal peso di un futuro che va sgretolandosi sempre più? L'incertezza è la parola d'ordine, la violenza una prassi, la costrizione l'unico linguaggio. Va bene, devo dire che hai la mia attenzione. Allora, da dove iniziamo? Immagina di svegliarti al mattino e guardare fuori dalla finestra. Ti alzi, fai colazione, ti prepari, esci, lavori, torni a casa, ceni, vai a dormire. Ripeti, ti alzi, fai colazione, ti prepari, esci, lavori, torni a casa, ceni, vai a dormire. Ripeti. Basta. Io non ce la farei. Troppa monotonia, no? Io ho bisogno di cambiare, di esplorare mondi infiniti, di fare nuove esperienze. Ecco, sono arrivate domande sul liceo CIC e quindi cedo immediatamente la parola alla professoressa Piccinelli, che risponde in tempo reale. Io ringrazio moltissimo per le numerose domande e mi soffermerò semplicemente a rispondere ad alcune. Allora, prima di tutto qualcuno ha chiesto dove si trovano i video realizzati dai ragazzi del corso CIC. Se andate sulla home page nel nostro istituto c'è un link che vi porta direttamente al grande contenitore legato al tour virtuale. Questo contenitore non solo trovate i video che hanno realizzato i ragazzi proprio specificatamente del corso CIC, ma trovate anche tutti gli altri video di cui avete visto solo parte di pillole che sono state sottoposte, e inoltre ce ne sono anche molti altri che potrebbero essere estremamente interessanti. È un contenitore che cercheremo un pochino per volta di ampliare e rendere sempre più visibile, sempre più disponibile alle persone anche che vogliono seguire le attività della nostra scuola. Altra domanda che ci è pervenuta: quali sono i laboratori che avete? Allora, come ho detto in precedenza, il corso CIC è un fratello praticamente del corso tradizionale, quindi accanto a tutti i laboratori tipici proprio del tradizionale abbiamo nello specifico i laboratori di teoria tecnica della comunicazione.
Quindi un laboratorio attrezzato con strumentazione tecnologica, con strumentazione che può servire per le riprese video piuttosto che per la realizzazione di fumetti o di altro specifico e per l'avvio esclusivo del corso SCIC. Inoltre mi è stato chiesto se abbiamo anche un laboratorio di disegno tecnico. Sì, i laboratori di disegno tecnico all'interno dell'istituto sono due, sono a disposizione di tutta la scuola, quindi non semplicemente del corso SCIC, ma anche del tradizionale o del liceo delle scienze applicate, e da un paio d'anni inoltre il nostro laboratorio è anche attrezzato con strumentazione multimediale di ultima generazione e anche con delle stampanti 3D. Quindi si può progettare effettivamente dei piccoli oggetti e poterli anche stampare proprio grazie a questa nuova tecnologia. Ora ricevo la parola alla mia collega che andrà avanti a spiegarvi alcune cose e dare proprio direttamente all'istituto. Buon proseguo. Eccoci. Come funziona l'anno all'estero? L'anno all'estero è regolato dalla normativa, perciò se voi scorrete il nostro sito sulla colonna di sinistra, dove trovate internazionalizzazione, cliccate, trovate tutta la procedura che va dalla fase dell'espressione del desiderio, al contatto con l'agenzia, all'affiancamento del ragazzo all'estero con un tutor e al ritorno e alle tutte le modalità per rientrare nel percorso. Un'altra domanda che ci è stata fatta è se nelle scienze applicate è previsto un percorso clinico. Ovunque nella classe quinta è previsto un percorso CRIL, visto che si tratta di dettame di legge, per cui con il nostro docente madrelingua, questa è una cosa che mi sono dimenticata di dire ma è molto importante, il madrelingua esiste e entra in tutte le classi dell'istituto e in particolare nelle classi quinte sostiene i ragazzi nell'attuazione del percorso CRIL. Ci sono tantissime altre domande, ma domande di ordine tecnico che vanno appunto dalla strumentazione, alle modalità di iscrizione, al registro, domande sulle quali cerco adesso di cedere la parola al professor Nichilo, che è all'interno della scuola colui che si occupa in particolare del tempo scuola, degli orari, della struttura dei corsi e dei corsi di recupero e quant'altro. Eccolo qua. Ok, sì. Allora, una prima domanda è relativamente ai servizi web che la scuola mette a disposizione. Allora, adesso condivido e qui ne ho riassunti nello specifico tre. Allora, come tutte le scuole utilizziamo ormai il registro elettronico, nel nostro caso abbiamo scelto Classe Viva, che è forse uno dei migliori sul mercato, scelto da tante altre scuole, soprattutto di secondo grado, ed è lo strumento principale attraverso il quale avvengono tutte le comunicazioni scuola-famiglia. Ma già dallo scorso anno avevamo previsto l'utilizzo di una piattaforma di e-learning e abbiamo scelto Microsoft Teams. Quindi, in un certo senso, ed è quella che stiamo utilizzando, la piattaforma che stiamo utilizzando anche in questo periodo di didattica digitale integrata. Ma il nostro scopo è, diciamo, utilizzare questa esperienza alla quale siamo stati, diciamo, tra virgolette, costretti dall'emergenza, ma di farla entrare nella quotidianità della scuola anche in tempi, diciamo, di normalità. Infatti, Microsoft Teams diventa uno strumento importante attraverso il quale condividere materiali con gli studenti, far intervenire esperti esterni in diretta a scuola, e quindi, diciamo, la nostra scelta è, diciamo, caduta su Microsoft Teams. Inoltre tutti i ragazzi che si iscrivono al nostro istituto hanno un loro account @liceotosi.edu.it e una licenza Office 365 che possono utilizzare. Quindi questa è la prima informazione che volevo darvi. Poi mi è arrivata una richiesta sull'orario delle lezioni. Allora, se vedete il sito della scuola e trovate la scansione delle lezioni. Questa scansione che trovate all'inizio è relativa al periodo di emergenza che stiamo vivendo, ma in realtà nella parte
più in basso della pagina, cioè abbiamo deciso di riportare anche la scansione oraria nei periodi di pre-emergenza, quindi con la normale scansione, 5 ore al giorno massimo. In particolare le prime effettueranno le lezioni di 5 ore il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mentre le lezioni di 4 ore, le giornate di 4 ore sono sempre il martedì, il giovedì e il sabato. Questa è stata un'introduzione di che ormai è arrivata al terzo anno. Abbiamo deciso di fare in questo modo in maniera tale da poter eventualmente concentrare le attività di recupero o altre attività extracurriculari per le classi prime, ma anche per le classi seconde, proprio il martedì e il giovedì durante la quinta ora, in maniera tale da non pesare molto sull'attività pomeridiana. Mi hanno chiesto anche se ci sono dei rientri pomeridiani. Allora, per quanto riguarda le lezioni, non ci sono rientri. Le lezioni si svolgono tutte in orario antimeridiano. Per quanto riguarda invece corsi di attività di potenziamento, di recupero, ma anche attività extracurriculari di altro tipo, si possono svolgere anche nel primo pomeriggio, indicativamente entro le ore 17. Allora, altra domanda: quali progetti sono attivati per matematica e fisica? Oh, per matematica e fisica la scuola partecipa a tutte le gare più prestigiose, Olimpiadi di matematica, Olimpiadi di fisica, e se consultate l'home page del sito ogni tanto vedrete qualche foto di qualche nostro alunno che si è particolarmente distinto in queste gare, ma anche portiamo avanti progetti di diverso tipo. Uno che mi viene in mente è una collaborazione con una casa costruttrice di calcolatrici e che ha messo a disposizione le calcolatrici grafiche, e quindi abbiamo iniziato un percorso di utilizzo di queste calcolatrici in alcune classi, non solo nella disciplina di matematica ma anche nella disciplina di scienze e fisica, perché queste calcolatrici possono essere collegate a dei sensori. Quindi poi attività con università e enti formativi per matematica e scienze, sì, tant'è vero che ora proprio in questi giorni stiamo organizzando delle lezioni con l'università in Subria per matematica e fisica su argomenti soprattutto di fisica moderna, ad esempio. Un'altra domanda che ho ricevuto: in informatica c'è la programmazione? Sì. Diciamo che dopo i primi 2 anni in cui gli argomenti sono di base, conoscenza della strumentazione, poi si entra nel vivo della programmazione e la scuola cerca di andare al passo. Non è semplice con l'informatica, però di proporre linguaggi di programmazione che siano al passo con il tempo, con i tempi, e di questo poi quando potrete utilizzare l'indirizzo mail messo a disposizione della scuola proprio per le vostre domande, il professor Corti, che è il riferimento del Dipartimento di Informatica, vi potrà dare delle informazioni più precise. Allora, per quanto altre domande, è previsto l'utilizzo di libri in formato digitale? Sì, anzi, dobbiamo dire che proprio in questo periodo di emergenza i libri in formato digitale hanno aiutato molto, sia nella didattica digitale integrata, ma anche quando i ragazzi venivano a scuola, questo permetteva di ridurre gli ingombri. Allora, vediamo i criteri di ammissione. Allora, noi non abbiamo criteri di ammissione. Per esperienza negli ultimi anni abbiamo accolto tutte le domande di iscrizione che ci sono pervenute. Non partiamo con un numero prefissato di classi per i vari indirizzi, cioè di liceo scienze applicate o del liceo tradizionale, ma ci adattiamo alla richiesta. Quindi ci sono stati anni in cui c'è stato un sostanziale equilibrio fra i due indirizzi, anni in cui c'è stata
un indirizzo ha avuto più corsi rispetto agli altri. Certo, se voi avete l'interesse che vostro figlio frequenti il nostro istituto, conviene nella domanda di iscrizione andare ad indicare anche più di un nostro indirizzo, cioè nel senso, se liceo, magari la vostra prima scelta è il liceo scientifico tradizionale di ordinamento, ma se ci tenete particolarmente che vostro figlio frequenti la nostra scuola, potreste anche scegliere come seconda scelta SCIC o scienze applicate. Questo vi garantirebbe maggiormente la frequenza nel nostro istituto. Test d'ingresso no, non sono previsti, neanche il voto medio, il voto con cui il ragazzo, diciamo, conclude il ciclo di scuola secondaria di primo grado non è un criterio di ammissione. Ci sono test d'ingresso, per l'iscrizione no, nella prima parte dell'anno scolastico alcune discipline propongono dei test d'ingresso, ma giusto per vedere qual è il livello e qual è l'azione didattica con la quale intervenire. A questo proposito vi ricordo forse un aspetto importante: dopo i primi test d'ingresso, le prime verifiche, la scuola si attiva subito con dei corsi di metodo indirizzati a quegli studenti che hanno manifestato delle difficoltà. Altre domande che sono arrivate: le lezioni saranno su 6 giorni? Sì, per tradizione sono sempre dal lunedì al sabato. Durante questa emergenza questa è stata anche una scelta vincente che ci ha permesso anche di diluire maggiormente, ma c'è una motivazione anche didattica dietro questa scelta. Le discipline sono complesse e preparare per il giorno dopo 6 ore di lezione diventa anche per i ragazzi impegnativo, senza nulla togliere a discipline che si affrontano negli istituti professionali, ma le discipline di laboratorio sono più, o meglio richiedono meno lavoro pomeridiano, invece le discipline del liceo, sappiamo benissimo, devono studiare, e quindi avere 4 ore, 5 ore è differente rispetto che ad averne 6 o 7, anche succede in certe scuole. Allora, niente, le domande, sì, poi che altro? Allora, quante ore di laboratorio effettive in scienze applicate? Allora, in scienze applicate vi parlo però della situazione a regime, pre-emergenza. Allora, ci sono 2 ore di scienze che vengono effettuate in laboratorio. Questo ve lo dico in maniera chiara. Io, elaboro l'orario dell'istituto e quando lo faccio impongo che 2 ore di scienze siano in laboratorio. Quindi le 2 ore di scienze naturali sono in laboratorio, così come sono in laboratorio le ore di informatica, le 2, e anche 1/2 ore nei laboratori di disegno. Il laboratorio di fisica invece viene gestito, diciamo, in maniera diversa, perché sul laboratorio di fisica è utilizzato anche dalle classi delle scienze del liceo scientifico tradizionale, e quindi lì si lascia libera scelta al docente, che si iscrive volta per volta e prenota il laboratorio. Comunque c'è da dire che noi facciamo sempre il tentativo, e finora ci è riuscito, di inserire nel laboratorio di scienze non solo le classi di scienze applicate, ma anche, per un numero minore di ore ridotto rispetto a scienze applicate, anche le classi del liceo scientifico tradizionale hanno a disposizione i laboratori, sia di scienze che di fisica e anche di informatica, ovviamente nelle ore libere da lezione. Tutte le informazioni, questo vi do un'informazione, vabbè, questo probabilmente lo sapete, se andate sul sito Scuola in Chiaro, che è un sito ministeriale, potete fare una ricerca delle varie scuole e anche della nostra. Quindi se digitate, io digito il codice meccanografico perché mi riporta direttamente alla nostra scuola, ma se volete fare una ricerca più ampia potete scrivere liceo scientifico Tosi e arrivare comunque alla nostra scuola, e qui sono riportate tutte le informazioni, quindi da quello che facciamo, gli orari, le attività, ma anche i documenti fondamentali della scuola di programmazione, come ad esempio il PTOF.
Niente, io le domande che ho ricevuto, alle domande che ho risposto, e quindi passo la linea alla professoressa Mondaini. Volgiamo alla fine di questa diretta e vogliamo ringraziarvi tutti per essere stati con noi questa mattina. Le domande non finiscono qua, nel senso che se voi cercate nel contenitore, vi abbiamo messo una casella di posta, di mail, sportello.opendeitosi@gmail.com, cui potete, sta scorrendo credo, mi dicono, qui potete rivolgere tutte le domande e le domande saranno selezionate dalla nostra funzione strumentale per l'orientamento e indirizzate ai diversi insegnanti che potranno darvi risposta. Un'altra cosa, per le iscrizioni, di cui sarà già aperta la piattaforma dal 19 dicembre, quella 4 gennaio avrà via questa attività di iscrizione vera e propria, e la nostra segreteria didattica è a disposizione per ogni consulenza e per ogni domanda. So che ci sono state delle domande rispetto all'accettare o non accettare iscrizioni, per quel che ne so io fino al momento non abbiamo mai rifiutato nessuno, per cui cominciamo a lavorare in questo senso. E vorrei chiudere con un'ultima domanda che mi ha molto interessato. Dice, alla luce degli indirizzi nati negli ultimi anni, qual è il senso e anche il valore di scegliere ancora oggi il percorso tradizionale? Io direi molto semplicemente che il valore è nella persona. In questo senso, quando si fa una scelta, che cosa bisogna andare a guardare? Interessi, inclinazioni, attitudini, attraverso delle domande. E per cui non è che ci sia un criterio definitivo, meglio questo, meglio quello, bisogna guardare a quello che si ha davanti, tenuto conto che in itinere, se esiste qualche difficoltà, non c'è da spaventarsi, abbiamo una funzione strumentale orientamento, abbiamo la possibilità di sostenere, accompagnare eventualmente anche a un riorientamento. Detto questo, tutti quanti presenti vi ringraziamo di essere stati con noi. Tutta questa diretta rimarrà nel contenitore sul sito a disposizione per chi avesse bisogno di rivedere cose o si fosse perso qualche passaggio. Buona giornata a tutti, grazie.